Sempre parlando di scelta degli impianti, nel video precedente abbiamo visto la scelta degli impianti idraulici, oggi parliamo di scelta dell'impianto elettrico. Ecco, l'impianto elettrico, se economicamente di solito costa meno dell'impianto idraulico, nella realtà nella scelta è un po' più complesso, perché le domande legate ai vari aspetti di come vogliamo vivere la casa sono tante. Come sempre te lo faccio vedere macroscopicamente. E la prima domanda di tutte ovviamente è se vuoi l'impianto monofase o trifase. Nelle mie abitazioni io vado sempre e solamente in trifase perché è un vantaggio importante per chi sceglie di fare la casa elettrica alimentata dalla pompa di calore e dal fotovoltaico. Ma ci sono esigenze in cui, magari per abitazioni piccole o per tipologie di abitazioni particolari, può veramente non essere necessario farlo. Ripeto, è una scelta. Il secondo punto, secondo ragionamento, è se vuoi un impianto domotico, se lo vuoi tradizionale o se lo vuoi con automazioni, sostanzialmente come dico io, lo stile dell'impianto elettrico. Dopodiché si deve ragionare sul controllo dei carichi, se deve essere presente o meno. Anche qui va valutato sempre con molta attenzione. Poi ripeto, sotto ogni voce ci sono altre domande, ma ovviamente io le faccio agli utenti quando ce li ho davanti. Quello che stiamo vedendo adesso è il macro ragionamento. Bisogna ragionare anche sulla filodiffusione sonora. Ovviamente stai realizzando casa nuova e la possibilità di predisporre un sacco di cose e ti ripeto, predisporre è meglio che dimenticare, la filodiffusione comincia a prendere forma, come sicuramente la rete LAN. Oramai molti di noi viaggiano con il wifi, ma in certe abitazioni è consigliabile e anche molto pratico portare una rete LAN perlomeno nei punti principali per averne tutti i benefici del caso. Poi si comincia a ragionare sulle chiusure elettroniche, porte, cancelli, garage, finestre, chi più ne ha più ne metta, è comunque da inserire. Punto delicato che io consiglio sempre, personalmente non lo tratto, non è il mio lavoro, quindi me ne sto bene alla larga, però ovviamente è molto importante ragionare sugli allarmi e anche qui predisporre le tre classiche predisposizioni, perimetrali, l'interno e le finestre. Poi si passa a ragionare sull'impianto fotovoltaico, non tanto sulla potenza, quella viene fuori dopo con i calcoli, con i ragionamenti e con i numeri, ma proprio sulla parte fisica, chi incassato, chi sulla tettoia, chi magari su un'ala della casa, eccetera, eccetera. È un ragionamento che ovviamente va valutato con estrema attenzione. Legato al fotovoltaico ci sono gli extra al fotovoltaico che possono essere gli accumuli, possono essere monitoraggi particolari o automazioni particolari in caso di sovrapproduzione. Dopodiché, ovviamente, lei, la regina, la colonnina di ricarica, che anche se magari non pensi di farlo subito, comunque vale la pena di predisporre, costa poco. Poi si passa ai ragionamenti invece sull'antenna TV, antenna tradizionale, parabola, predisposizioni, anche qui sempre il solito ragionamento, predisporre è sempre meglio che dimenticare. Poi passiamo alla gestione delle temperature, chi la vuole automatica, chi la vuole manuale, chi non ne vuole proprio sapere, vuole tutto automatico, ovviamente è questione di scelta. Si passa poi all'automazione dei cancelli, chi scorrevole, chi adante, anche qui c'è veramente libertà della scelta. Si passa a ragionare poi sull'illuminazione esterna e sull'illuminazione estetica. E anche qui, come potete ben immaginare, il ventaglio di proposte di ragionamenti è ampio. Va ragionato, va visto caso per caso, ma sicuramente è un qualcosa che dobbiamo essere predisposti a pensare e a ragionare sin da subito. In alcuni casi bisogna ragionare anche sui sollevatori. Chi ha l'ascensore, chi ha il montascale, chi ha altre esigenze, ovviamente vanno sempre viste con attenzione. Va visto e ragionato anche la presenza di tende avvolgibili, eventualmente parcheggi interrati e in alcune necessità, ovviamente soccorritori, sistemi anti-blackout, ausilio, magari pompe sommerse, eccetera, eccetera. Questo è un po' il quadro, il macro quadro della parte elettrica. Nel video precedente quella idraulica, in questo video quella elettrica, se
Sapete che con una visione macroscopica, magari ci cominciate già a ragionare adesso e strada facendo le idee, mi auguro, spero, si chiariranno sempre di più. Per oggi è tutto, come sempre, se volete sapere come ottenere il massimo dagli impianti della vostra casa no gas senza commettere errori e senza accettare compromessi, cliccate nel link che trovate sulla descrizione del video e prenotate la mia analisi telefonica. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima!